Il layout del circuito di Melbourne prevede 9 tratti da piena accelerazione che sollecitano i pneumatici posteriori dal punto di vista della trazione. Le nuove unità turbo, in sinergia con la coppia addizionale del sistema ibrido, contribuiscono ad aumentare ulteriormente il livello di stress quando viene scaricata l'intera coppia motrice. Albert Park è un circuito cittadino che richiede il massimo carico aerodinamico per compensare il basso livello di aderenza del fondo stradale. Brabham, Sport Center e Senna sono le curve più lente, dove il ridotto effetto deportante amplifica i fenomeni di pattinamento sui due assi e il conseguente degrado delle coperture. Le traiettorie sporche rappresentano una delle criticità di questa pista, che soprattutto in gara non permette ai pneumatici di garantire l'ottimale livello di grip. Tracciato severo per le frenate, con decelerazioni che arrivano a 5G e possono causare bloccaggi e danni irreversibili al battistrada.